Salve gente, benvenuti in nuovo episodio serie Vincitori e Guerrieri, come potete chiaramente vedere. L'ultima volta ci eravamo lasciati proprio in questo punto abbastanza critico. Siamo qui insieme al Vincitore Guerriero con il suo potenziamento finale, pronti per dirigersi verso il comandante. Stiamo tentando di attirarlo alla base perché dovremo affrontarlo prima o poi e penso che il giorno sia quasi arrivato. Dovremo noi affrontare il comandante. Ci sono ancora delle cose che non si capiscono bene, ma siamo qui ora e dobbiamo fare questa cosa. Non ne sono sicuro, ma sembra esserci qualcuno qui vicino. Sì, abbiamo attirato un po' la sua attenzione attaccando alcuni di questi spiriti. Adesso ci hanno persi chiaramente, come vedete, però mi sa che abbiamo attirato l'attenzione del comandante. E questi spiriti qui infatti ora si stanno un po' guardando attorno. Ci stanno cercando perché abbiamo fatto... ne abbiamo fatti fuori due se non ricordo male. Attenzione perché ci sono anche degli spostamenti qui. Ci stanno ancora cercando. Tra l'altro da in fondo dovrebbe esserci ancora un altro se non ricordo male. Però siamo praticamente troppo lontani. Facciamo attenzione perché se ci vedono potrebbe essere... un po' grave la situazione, potrebbe peggiorare drasticamente. Però dai, al momento sì, dobbiamo semplicemente attendere, cosa che stiamo facendo qui. Intanto vi ricordo, se non l'avete messo, mettete in questo dato momento il like, ovviamente. Anche il Vincitore Guerriero sarà felice del like, giusto? E vi ricordo questa sera, ovviamente, live. Sto facendo un po' di casino questi qua, Ci stanno cercando, Assolutamente, però... Anche il comandante dov'è finito? Non siamo riusciti ad attirare la sua attenzione. Sembrerebbe di no, Sembrerebbe proprio di no. Aspetta, da qui non riusciremo a vederlo. Potrebbe spostarsi in modo furtivo. Oddio, forse non lo vediamo perché... con tutta questa nebbia... E se si sposta in modo furtivo, effettivamente mi sa che non riusciamo a vederlo. Quindi che si fa? Vincitore, dobbiamo avvicinarci, immagino, Però se ci avvicineremo... gli altri spiriti si vedranno. E se poi arriva anche il comandante, saremo in una situazione sicuramente non molto simpatica. Vieni. Ok, seguiamo il visitore. Forse ha qualche idea. Ok, dobbiamo andare di qua. Vuole uscire, mi sa. Non so dove voglia andare, ma seguiamolo, perché... sa sicuramente quello che dobbiamo fare, cosa è meglio fare. Giusto? Speriamo di sì, Quindi sì, usciamo totalmente anche dalle mura della base. Per andare dove però? Vediamo un attimo, si va di qua a quanto pare. Sì, qua ci siamo già stati, Aspettate, ma... noi di qui di solito andavamo da quest'altra parte per raggiungere, ricordate il vecchio villaggio, solite cose. Ma a quanto pare qua c'è un altro passaggio segreto? Oddio sì, qua c'è un passaggio segreto. All'interno delle mura... c'è un passaggio segreto. Ok, non lo sapevamo questo, Non lo sapevamo affatto. Ma a quanto pare sì, c'è proprio un passaggio segreto qui, all'interno delle mura. Abbiamo notato di recente che ci sono vari passaggi, Ma cavolo, questo non me lo ricordavo affatto. Ok, si va di qua quindi. Questa base nasconde molti passaggi segreti. Lo abbiamo appena notato. Andiamo di qui. Vediamo dove si va a finire, perché da qualche parte qua sicuramente si andrà a finire, Dalla direzione forse andremo nell'altro lato delle mura. Non lo so, adesso lo scopriremo comunque. Iniziamo ad andare avanti, Chissà quanti altri passaggi ci sono nelle mura, o comunque nella base. Sappiamo che ci sono quei passaggi che permettono di scappare, accedere alle mura, uscire anche da tutta l'area della base, in caso di pericolo, di necessità. Però questo passaggio non me lo ricordavo, Anzi, mi sa che non siamo mai stati qui, assolutamente. Ok, di qua si va a destra. Mi sa che è proprio un passaggio all'interno delle mura, E di qua si sale, ok. Sì, si torna in superficie. Mi sa che siamo proprio dall'altro lato delle mura, all'esterno sempre. Va bene, interessante. Passaggio utile questo. Siamo all'ingresso principale qui, esattamente. Dove c'è anche il tunnel, vi ricordate? L'ingresso principale delle mura. Va bene. Sì, guardate, qua si vedono ancora questi spiriti e siamo proprio nelle mura. Però dall'altro lato. Il lato quello dove c'è anche, là da qualche parte, il tunnel, quel passaggio. Qui montagne, alberi, montagne, non so, mi sa che non siamo mai stati in quest'area, Eravamo arrivati comunque da là,
non troppo tempo fa, da quella parte. Ma forse più in là, Ok, facciamo attenzione, perché qui non ci sono spiriti per ora. Ma là, se vi ricordate, sì, da quelle parti che pattugliano, Facciamo attenzione qui, infatti. Ci dice anche lui che qui dobbiamo fare attenzione. Ci ricordiamo bene, Ok, dobbiamo passare di qua. Forse dalla foresta. Potrebbe aver senso, perché lì, saremo un pochino in vista. Raggiungiamo la torre. Ah, è vero, qui da qualche parte dovrebbe esserci una torre da queste parti. Ah, se ti nascondiamo nella torre, sicuramente potremo vedere l'ingresso principale da un luogo sicuro. Da un luogo magari anche un po' nascosto. E vedere se arriva il comandante. Ci sta come piano, mi piace. Tutto questo passando, ovviamente, dalla foresta. Per non essere visti. Esattamente, L'ingresso deve essere là da qualche parte. Il tunnel, immagino, più avanti. Forse la prima volta... Cioè, prima volta no, però di recente siamo proprio arrivati da qui. Da quel che ricordo. Ecco la torre, sì. Eccola qua, sì, mi ricordo. Eravamo arrivati da qui. Eravamo anche nascosti da queste parti, E comunque qui, come vedete, si vede la torre. Intanto all'interno nessuno spostamento strano. Tutto sembrerebbe essere ok. Dobbiamo raggiungere la torre, immagino, Avremo una visuale migliore da lassù. Andiamo. Esatto. Ok, dai, ci siamo quasi alla base, Ci siamo quasi, come vedete. Dobbiamo essere molto furtivi, però. Nascondiamoci sempre dietro gli alberi. Quando avanziamo... Ecco qua il percorso. Là c'è proprio il tunnel, È proprio là il tunnel, quello che vi ricordate. E là c'è l'ingresso della base nostra. Ok, molto bene, molto bene. Entriamo anche noi qui. E andiamo di sopra, così potremo osservare meglio. Ok, da un luogo sicuramente più sicuro e vantaggioso. Sì, perfetto. Ingresso delle mura per la base principale. E là c'è anche il tunnel dove dovrebbe essere andato il comandante. Attenzione, non dobbiamo farci vedere, Assolutamente no, Assolutamente no. Non dobbiamo di certo farci vedere qui. Ok, neanche attendendo molto, guardate là. È il comandante quello. È proprio il comandante. E si sta avvicinando. Esattamente, guardate. Attenzione, perché si sta girando anche di qui, Non vorrei che ci vedesse, Restiamo qua nascosti. Perché se ci vede potrebbe essere un bel problema, Non dobbiamo farci vedere subito. Almeno secondo il piano del vincitore. Ok, comunque sta andando proprio verso la base. Sì, come abbiamo immaginato. È stato allertato dalla confusione che abbiamo creato poco fa. E ora è andato lì. Ok. Tutto sta procedendo secondo i piani. Però ora non si riesce più a vedere, Dentro la base non si riesce a vedere. Ok. Beh, missione compiuta quindi. Missione compiuta. Incontriamoci all'ingresso a sud. Controllo se entra nella base. Va bene. Il vincitore controllerà se entra nella base comandante, mentre noi dobbiamo tornare all'ingresso sud, quello là di prima, in poche parole. Va bene, dai. Fai attenzione, che non si sa mai. Andiamo però, facciamo anche noi attenzione, che questa cosa vale anche per noi, Andiamo di qua, passiamo sempre dall'esterno, ovviamente. Dobbiamo essere visti. Ok, comandante qui. Tutto sta andando secondo i piani, come abbiamo detto, ma... lo scontro si avvicina sempre di più, noi dovremo affrontarlo. Riusciremo a fare questa cosa? Riusciremo ad affrontare il comandante? Non lo sappiamo, ma dobbiamo provarci. Dovremo assolutamente provarci, Però non siamo di certo i favoriti in questa situazione. Per nulla. Eccoci qui. Siamo in quest'angolo delle mura. Se non ricordo male, qui c'è il passaggio di prima. Utilizzeremo questo di nuovo per tornare all'inizio. Sì, eccolo qua, bello nascosto, perfetto. Andiamo, dai, andiamo di qua. Dobbiamo semplicemente riuscire a tornare indietro passando da qui. Ok, dai, ci siamo. E ora non resta altro che attendere qui. Dobbiamo semplicemente attendere che ritorni il vincitore. Vuole semplicemente assicurarsi che il comandante sia entrato nella base
perché forse così sappiamo dov'è effettivamente e potremo di conseguenza agire successivamente in modo diverso. Vediamo, dai, vediamo, attendiamo un pochino. Ah, ecco, già arrivato, ok, perfetto. Non abbiamo nemmeno atteso molto, quindi tutto bene, in teoria dovrebbe averlo visto. Molto, molto, molto bene, sta anche bene, non si è fatto vedere di conseguenza. Perfetto, possiamo procedere con la missione, mi sa, Esattamente. Sì, lui è entrato nella base, ma non abbiamo molto tempo. Tu dovrai combattere a breve. Lo sappiamo perfettamente questo. A breve noi dovremo combattere, lo sappiamo. Non potremo evitare questa cosa e dovremo tentare anche di vincere però, Dovremo tentare anche questo. Non basta combattere così semplicemente. Dobbiamo anche farcela. Prima che se ne vada o faccia altre cose, scopre portali o qualsiasi altra cosa. Andiamo allora, andiamo. Facciamo le ultime cose che dobbiamo fare. Prepariamoci quindi per il combattimento e andiamo ad affrontarlo. Dobbiamo andare da qui, va bene. Dobbiamo andare di qua quindi, ma scusate un attimo, se il comandante è là, perché noi dobbiamo andare di qua? Qui andiamo verso il villaggio, non ho ben capito. Cioè, quale sarebbe il piano? Ora sappiamo che il comandante è nella base, sappiamo dove poterlo trovare per affrontarlo. E perché stiamo andando verso il villaggio? Questa cosa non è ben chiara. O che c'è un passaggio segreto all'esterno che permette di raggiungere poi la base dall'interno, e avete già capito? Un attacco all'interno a sorpresa, perché sicuramente il comandante, se non vede nessuno nella base, guarderà i vari ingressi. E noi arriveremo alle spalle, quindi. Non lo so, non ho la minima idea, credo che sia così, ma... potrei anche sbagliarmi. Aspettate, c'è... Questo non va bene, prepariamoci. Avete sentito? C'è qualcuno qui. Sì. C'è chiaramente qualcuno qua. Uno spirito che sta pattugliando quest'area. Pattugliano le aree anche all'esterno della base. Cavolo, è qua sopra, oh mio Dio! Prepariamoci, dobbiamo combattere per forza. Scudo. Cavolo. Attenzione. Ok. Attacchiamo anche noi. Vai. Perfetto. Cavolo, però abbiamo fatto un po' di casino qui, Oh mio Dio, spero che il comandante non si sia accorto. Ok, li sappiamo affrontare, soprattutto se sono da soli, ma cavolo. Abbiamo fatto un po' di casino, Spero che non si sia accorto, potrebbe venire qui. È infatti quello che abbiamo pensato anche noi, subito. Insomma. Facciamo in fretta, ok, sì, se dobbiamo fare qualcosa qui, facciamolo in fretta, perché il comandante potrebbe essersi accorto di questi rumori sospetti all'esterno e potrebbe venire qui. Non avremo più questo vantaggio. Andiamo. Eccoci qui. Sì, qua c'è il villaggio. Vabbè, lì ci dovrebbe essere anche una torre distrutta. Che cavolo c'è qua sopra? Perfetto. Oh mio Dio, è una nave. Che cavolo ci fa qui una nave dei vincitori? Una nostra nave qua? Tra l'altro non una nave qualsiasi, ma di quelle molto grandi. Oh mio Dio. Sì, esattamente, una nave qua. E questa da chi cavolo l'ha messa qui il conquistatore? Non sto capendo perché c'è una nave qua. Non ho ben capito. In questa nave è custodito un artefatto. Ok, un artefatto, cosa intendi dire? Aspettate un attimo, che sta dicendo? Questa nave si è costruita un artefatto, un oggetto, qualcosa. Conferisce il potere finale quando l'oscurità prevale nel destino della dinastia? Che cavolo sta dicendo? L'antico aiuto sta parlando? E noi non siamo gli unici. In vita, ma nella realtà sì. Non nelle terre oscure. Sai cosa significa questo? Che cavolo sta dicendo?